Allora, la rappresentazione, questa è una parola chiave la differenza fra percezione e rappresentazione è che la percezione è riferita a qualche cosa di oggettivo, la rappresentazione è riferita a me medesimo, al mio io, al mio essere. Quindi la rappresentazione è un pensiero complesso che si accompagna a una condizione affettiva, cioè al sentirsi, e che definisce il mio modo di percepirmi nel mondo. Difatti è caratterizzata, può essere anche un'idea, può essere una fantasia, che però ha un rapporto strettissimo con me stesso, cioè con quello che viene chiamato il self del nostro mondo mentale. Tant'è vero che si traduce nel fatto di dire: questa cosa mi rappresenta, questo comportamento mi rappresenta. Quindi la rappresentazione, per esempio, dà luogo alle nostre convinzioni, per esempio alle nostre convinzioni religiose, alle nostre convinzioni politiche, perché questo voto mi rappresenta, cioè è il modo di esprimermi nel mondo per come io mi percepisco e quindi sono. E qui la differenza sostanziale è fra l'essere e il percepirsi e il rappresentarsi.